Ciao a tutte! Io spero che comunque non vi deludo con questa proposta, perché potrebbe anche essere una cosa che a voi non interessa oppure non vi piace. Però siete state curiose, eh? Niente, la mia era una proposta perché voglio organizzare e sto organizzando, mi sono già mossa per un incontro. Come posso dire, un incontro tra creative di YouTube. Praticamente la mia organizzazione sarebbe appunto trovare il posto dove ci possano ospitare, casomai fossimo in tante, e ci spero, e organizzo anche il pranzo, naturalmente, perché se qualcuno aderisce, comunque arriva da un po' lontano, una bella giornata piena ci vuole, quindi la mia giornata praticamente si include anche il pranzo. Allora, perché voglio fare questa cosa? Innanzitutto perché il desiderio comunque di conoscervi anche di persona, alcune di voi poi sono veramente dolcissime e simpaticissime, e poi è anche un incontro, diciamo, produttivo, nel senso che comunque vedendosi di persona si possono fare mille domande, tante chiacchiere, scambiarsi opinioni, scambiarsi idee, portar fuori, che ne so, anche per amicizia, perché comunque a lungo andare poi si crea questo tipo di rapporto qua. E sarebbe bello una volta all'anno appunto organizzare un incontro tra di noi. E l'unico intoppo che io ho paura appunto è che molte di voi, per dire, non possono per determinate ragioni, però questo me lo direte nei commenti, perché quello che vi chiedo è se l'idea potrebbe essere una cosa che vi piace. Se per dire avete un'alternativa o un qualcosa di diverso, potete esporla, io sono ben contenta, anche perché questo incontro io avevo intenzione di farlo alla fine di settembre, cioè quando tutte hanno fatto le proprie ferie con i propri mariti, i propri morosi, con la propria famiglia, e che magari appunto si dedicano una domenica a se stesse, come è giusto che sia, che ci dedichiamo a noi stesse ogni tanto, e magari fanno un piccolo viaggetto per venire qua, perché io qua ho trovato il posto dove ci potrebbero ospitare molto gentilmente. Il parroco della mia parrocchia ha un salone a disposizione molto grande, molto bello, dove appunto io potrò esibire tutto quello che voglio esibire, a parte il pranzo, però magari, non so, vi farò vedere alcune cose, mi piacerebbe farvi conoscere meglio alcuni prodotti, toccarli con mano, spiegarvi meglio come utilizzarli, come sarebbe meglio fare, piuttosto che giusto per farsi una bella chiacchierata. E poi anche si può parlare anche d'altro e di tante cose appunto che si vuol parlare, non c'è problema. Lo scopo è proprio quello dell'incontro, e quindi io ho pensato in questo modo qua. Se per caso ci sono delle persone che vogliono aderire e arrivano magari da lontano, a me piacerebbe tantissimo incontrare, per esempio, Kiki, che lei arriva dalla Sardegna e quindi lei dovrebbe prendere l'aereo, e alcune che magari sono della Calabria, che sono della Puglia,
e dovrebbero sicuramente, anzi senza alcun dubbio, prendere l'aereo. Non c'è problema perché io mi sono organizzata anche per andarvi a prendere, nel senso ci sarà una o due persone, dipende da quante sono in aeroporto e gli orari in cui sbarcano, che andranno a prelevarvi e portarvi direttamente nel punto di incontro. Mentre poi se ci saranno delle persone che fanno il viaggio in macchina perché comunque non sono molto distanti da qui, ci sentiremo poi telefonicamente per la spiegazione di tutto l'itinerario. E la mia giornata si trascorrerà appunto in questo modo qua. Ci si conosce, si fa una bella chiacchierata, ci sarà un aperitivo, poi ci sarà un bel buffet ricco di mangiare, che mi occuperò io di prepararlo insieme a una mia collaboratrice. L'unica cosa che vi chiedo è un piccolissimo contributo, ma non per altro, per appunto il salone che ci daranno a disposizione. E quindi un piccolo aiuto, se vogliamo fare questa cosa insieme, ve lo chiedo. Adesso non vi dico niente, non vi dico nessuna cifra, perché comunque non so neanche se questa cosa verrà ideata, se andrà in porto, perché se ci sono pochissime persone, tipo due o tre, le ospito a casa, facciamo prima e ciccia. Se invece sono, non so, 15, 20, 30, magari 50, allora faremo poi un discorso più lungo. Io non so se la cosa potrebbe piacervi, se, non so se questa è un'idea pazza o seppure potrebbe mettervi in difficoltà per qualche cosa. Ecco, quello che vi chiedo è appunto nei vostri commenti di scrivermi cosa potrebbe essere la cosa che ve lo può impedire. Se vi piace l'idea, se volete partecipare, se posso andare avanti con questa cosa qui, perché io se appunto se sento persone che hanno piacere di farlo, andrò avanti con l'organizzazione, nel senso che dovrò prenotare il salone, nel senso che dovrò prepararmi anche su quante persone siamo, il cibo, e durante questi mesi che avranno un termine, io entro fine agosto, mi piacerebbe appunto sapere il tutto, se si può fare, se si farà e se le persone che vogliono aderire sono contente di farlo, eccetera eccetera. E poi pian piano ci metteremo d'accordo sempre con alcuni messaggi. Quindi era questa la mia propostina. Se riesco farò un omaggino a tutte quelle che parteciperanno, giusto perché sono nel mio posto, nel senso nel mio paese, e mi piacerebbe fare un piccolo omaggio, non niente di particolare, niente di troppo elaborato, perché non ce la farei, e quindi però un piccolo ricordino lo faccio volentieri. Niente, io adesso aspetterò con ansia, questa volta l'ansia ce l'ho io, per sapere i vostri pareri, le vostre opinioni, cosa ne pensate e quello che avreste da dirmi, che avete da dirmi. E concludo questo breve video per dire a tutte le shoppine che sto incominciando a vedere i loro video del loro shop arrivato, e sono felicissima che vi siete divertite, e alcune hanno fatto dei lavoretti veramente carini inerenti al matrimonio, sono molto molto bellini, molto fantasiose, quindi portiamo fuori questa fantasia che abbiamo repressa, molte volte non ci rendiamo conto, però siamo molto creative. Quindi ragazze mie, io vi ho fatto questa proposta, spero di non avervi deluso, che appunto non sia una cosa impossibile,
Certo, è un po' complicata, però se vogliamo farla, possiamo farla. E penso che sia una cosa molto bella riunirsi tutte quante in una giornata solo, una volta all'anno, per rincontrarsi e passare una giornata indimenticabile. Aspetto le vostre opinioni, i vostri commenti e ci sentiamo per messaggio. Ciao a tutte, ciao ciao ciao.